siccome io ho uno screening un po' particolare perché purtroppo la sindrome Down, ho detto proprio se va bene, bene, se non va bene in carica ho provato, l'ho fatto e sono passato con un buon voto. Mi sarebbe piaciuto anche conoscere le lingue, perché conoscendo le lingue potevo anche andare a fare all'estero. A me viaggiare piace, viaggiare. È una delle cose che mi piace, viaggiare. Purtroppo che sono down, perché a me non piace essere down. Che non è una cosa per tutti, andare all'Olimpica. A me piacerebbe. Allora mio babbo ha detto, ciò, pensaci un po'. Che altro che vuoi sapere di me? Era un periodo in cui a Bologna in particolare, in tutta l'Emilia Romagna, ma direi che anche a livello nazionale c'era questo atteggiamento, questa tensione politica verso la scoperta della persona e quindi anche verso l'educazione e verso i bambini in particolare, tanto che Bologna ha messo in atto tutta una serie di iniziative pedagogiche che hanno avuto poi il frutto di dare vita all'integrazione scolastica, ma anche a un modo flessibile di fare scuola. Mi ha fatto uno strano gesto con la testa, mi ha fatto, non ho capito bene. Allora lui è andato fuori per fumarsi una sigaretta, io corri dietro l'ostetrica. Quando l'ostetrica mi ha visto si è girata e poi mi ha detto non mi chiedere niente. È sempre sbagliato come te lo comunico, perché è una cosa che tu non vorresti sentire, però effettivamente è giusto partire. Quindi di lì parti e incominci un tuo progetto personale. La prima volta che abbiamo visto il neuropsichiatra, lui ci ha detto tutto quello che lui non avrebbe mai fatto. Per un genitore all'inizio è difficilissimo entrare in contatto con quelle persone lì, perché è come rendere definitiva la patologia. Quindi già il primo incontro che lui ti dice parla solo degli aspetti negativi, insomma è un po' devastante, però io e lui l'abbiamo preso sul ridere. L'inizio è stato invece molto più difficile di quanto si potesse pensare, perché io ricordo un aneddoto che ancora oggi mi fa venire molto freddo, perché era un marito ed una moglie e con la mamma aveva in braccio questo bambino e piangeva, non aveva consolazione, e il padre ci guardò e ci disse aiutatemi a riportare mia moglie, io questo bambino lo accetto così com'è, non mi interessa se ha la sindrome di Down, ma io rivoglio mia moglie. Sono sempre stata molto critica con i servizi, spesso siamo entrati in conflitto, in contrasto, e quello che io gli ho sempre contestato è che loro all'inizio dovrebbero prendere in carica la famiglia, dovrebbero formare la famiglia, perché se una famiglia è preparata ed è pronta ad affrontare una situazione di emergenza, perché tanto vuol dire è comunque un bambino, ha dei bisogni come tutti i bambini, ma anche dei bisogni particolari. Luigi, al di là di tutto, è sempre stato fortunato nella scuola, cioè ha sempre avuto insegnanti disponibili. Qualche volta ci è capitato anche qualche insegnante di sostegno che era proprio pessimo, però l'insegnante ha imparato tanto da Luigi. Pantinelli Luigi! Tutte le volte che noi dicevamo no, questa cosa qui secondo noi non va bene per te, meglio che non la fai perché magari è molto difficile, saresti destinato ad avere una sconfitta. Questo fa parte delle cose
Luigi c'ha sempre zittito dicendo perché non posso provare. E come fai a dire no, non puoi provare? Prova, Massimo ti stai a casa. Solo l'anno scorso per noi era impensabile che Luigi potesse andare in appartamento da solo, che Luigi potesse andare a Mursi a studiare, cioè era proprio, se ce l'avessero detto avremmo detto quando mai. Sta facendo un percorso con delle occasioni di alta qualità, credo che meglio di così non poteva capitargli. È molto di più di quello che noi speravamo, molto di più. Adesso penso che non abbiamo più paura di niente. Io non ho più paura perché capisco che comunque lui si sa muovere abbastanza bene, se ha bisogno sa fare chiedere aiuto, quindi questa è la cosa più importante, no? Per me è come se avesse già 10 lauree. Immaginare che un ragazzo con sindrome di Down possa o no frequentare l'università come una persona che non ha la sindrome di Down diventa un pregiudizio, cioè diventa difficile organizzarlo prima come pensiero. Bisogna procedere gradualmente, con grande onestà intellettuale e grande professionalità. Se poi un ragazzo arrivi a livello di università o no, questo lo vedremo sia strada facendo che dopo. Ha visto l'iscrizione per Erasmus e l'hanno accettato. Deve andare Erasmus a Murcia. Sì. Quando sei entrato all'università, sei entrato come un qualsiasi altro studente o hai dovuto dimostrare di essere capace di fare l'università? Se prima di iscrivermi all'università ho dovuto superare degli esami, delle lezioni, poi ci ho ripensato un po' e adesso faccio parte dell'università. Studio scienze della formazione e in particolare studio educatore dei servizi per l'infanzia. Sai come sono gli Erasmus, che si conosce tanta gente di tanti paesi diversi, oltre che studiare si esce la sera, si fa la vita notturna. Tu che pensi, hai voglia di fare tutto ciò? Sì, a me i concerti e le feste mi piacciono molto e quindi qui in Spagna, assieme alle persone che fanno l'Erasmus, dopo vado alle feste notturne, ai concerti, e penso che mi possa piacere con questo. L'anno scorso io sono tornata dall'Erasmus, da Murcia, e ho cominciato a collaborare col professor Cuomo. Allora Luigi andava accompagnato da qualcuno a lezione. Non era ancora molto pratico di Bologna, quindi già prendeva il treno da Faenza da solo. E aveva chiesto una borsa di studio per andare all'estero a Murcia. Io c'ero appena stata, quindi lì insomma siamo diventati amici, abbiamo cominciato a parlare di questo. Io volevo cambiare casa, l'Alessandra doveva cercare una casa nuova a Bologna, insomma si è creata un po' quella situazione in cui tutti e tre stavamo cercando casa. Di 35 anni che lavoriamo sul superamento degli handicap che i DEFI ci propongono. Abbiamo ipotizzato e messi in atto alcune strategie. Luigi ha risposto benissimo, ed è possibile anche che Luigi scopra che il piacere della cultura non si lega necessariamente alla laurea, ma che diventi un suo strumento per conoscere il mondo, per emozionarsi, per fornire senso alla sua esistenza. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Non piangere salame dai capelli verde rame, era un gioco. Basta, seconda strofa non la sappiamo.
io stesso, nel momento in cui mi sono confrontato, non ho messo in primo luogo la laurea, ma ho messo in primo luogo un contesto, delle possibilità di incontro, di confronto, che immettevano Luigi tra persone che desideravano conoscere, sapere, ricercare. No, favoloso, ma perfetto. È venuto all'agenzia, ha firmato il contratto, ha pagato l'affitto, cioè era molto carico fin dall'inizio lui. Poi, ovviamente, quando siamo venuti a vivere abbiamo visto che insomma aveva, non era così autonomo così, come ci sembrava prima, insomma. Pensavamo fosse più una passeggiata, in realtà ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà. Non era in grado di decidere che cosa fare. Quando aveva due impegni andava un po' in crisi, non sapeva quale scegliere. Anche sul fatto del c'è un tempo per farsi la doccia, c'è un tempo per mangiare cena. Se alle 7 non ci si mette a cucinare, alle 8:30 non si può mangiare cena. Noi abbiamo cambiato completamente stile di vita. Abbiamo cominciato anche noi a farci il turno delle pulizie, ad esempio il turno per andare a fare la spesa, tutte queste cose che ci hanno cambiato la vita. ¿Qué le he comprado? Porque es una tarde, siempre llega tarde. Eso se llama despertador. Así, a lo mejor no llega tarde, se despierta. Sí. Algún día se algún despierta. Día se despierta su hora y no llega tarde. Carita. ¿Es qué? Mira, tiene un móvil. Sí, sí, que bien. No, cuando se va a Bologna, me lo guardo. Se hai impegnato, schiacciare che siccome schiacciare vengono i miei qui a cena. Bello, dai, così li vedo. Che bello. L'autonomia è uno scambio. L'autonomia è un confrontarsi. L'autonomia sta anche nel chiedere aiuto, l'autonomia sta nel creare una società che produce fiducia. Mi ha avvisato che sei bisogno di aiuto, di chiedere aiuto. Ah, non lo so. No, no, Luigi. Yeah? Yeah. Dov'è il caffè? Luigi? There's coffee. No. Before, agua, and then pudding. Cuisine too. Okay, I can. No. Agua. Stop. Aiuto! Thomas, come si fa qua? This? 1, 2, 3, 4. Yes. And this? Where is this? Yes. And this? Yes. And this? No. This is the inside. Yes. Aiuto, come si fa? Okay. No. You make. My God. Calm, Luigi, calm. Dai. Calm. No. First, left, super. You have time. Perfect. You have many time. Many time. One, two, sugar. I miei colleghi sicuramente di fronte ad un ragazzo con la sindrome di Down, come io stesso, per onestà intellettuale, hanno delle perplessità. Però quando la perplessità è onesta e non è un pregiudizio, la disponibilità dell'uomo di cultura, del ricercatore, di chi vuol
rispettare l'altro lo porta a tentare. Luigi ha sostenuto un esame di pedagogia speciale con me. Per quanto riguarda il programma che ha dovuto affrontare, è stato esattamente identico a quello di tutti i suoi colleghi universitari. Quindi non è stato facilitato, ma gli è stato al contrario fornito un metodo affinché potesse superare l'esame. L'esame l'ha superato e non è stato né particolarmente eccellente né particolarmente carente, insomma, comunque non tanto diverso da molti dei suoi colleghi. Anzi, la differenza l'ho notata proprio il fatto che Luigi, al contrario degli altri, è riuscito a scendere molto più in profondità nel merito di quello che dovrà essere la sua professione. Quindi si è posto molto più domande su quello che lui andrà a fare, su come potrà farlo e su se sarà in grado di farlo. L'attività sei tu che la devi guidare, loro non sanno come funziona. Ok, mi raccomando. Che non voglio che siano loro a prendere l'iniziativa, che oggi tocca a te prendere l'iniziativa. Capocetto Rosso mi ha detto di aiutarla a cercare il suo capuccio. Mamma mia, se sei bello! Sei più bello di me, vai! A posto? Un alunno tanto speciale come Luigi è sicuramente per me, che sono una dottoranda di ricerca in pedagogia speciale, ma anche per i docenti di pedagogia, ma soprattutto per gli studenti stessi, che comunque stanno studiando in un contesto che li porterà ad andare poi a insegnare e ad avere a che fare con persone che hanno delle difficoltà come Luigi. Quindi è proprio una risorsa da noi che dagli studenti per entrare in contatto più da vicino con la difficoltà dal punto di vista proprio umano. Tutti zingari sono labbri, è uno stereotipo che io ho nei loro confronti. Quindi è un'immagine mentale di un popolo, lo stereotipo. Però lo stereotipo allo stesso tempo viene di congiunto al pregiudizio. Il sessista è colui che commette azioni discriminatorie, mentre l'ideologo sessista è colui che pensa è quello che pensa a come il aspetta. Ho paura preso così, mi viene male. Giusto. Cosa? Che hai paura? Sembra che mi viene male. A me mi viene male. Pensare già all'esame. La mia paura è andare là e non dire niente, più che altro. Come faccio a vincere le mie paure? E studiando, prima. Mi viene ancora male. Ci provo, poi non so se ci riesco. Cuglio. Ecco. Interculturale cosa vuol dire? Ecco. Ah, Gigi, ce la spieghi? Aspetta. Non sono connesso. Vabbè. Ma cosa detto integrazione razziale? Come noi stasera.
Sì, io mi inghiriamo. C'è lei che è di San Silvestro, c'è lei che è di Argentina, c'è lui che è tedesco, c'è Babbo che è di Lugo, io sono di Faenza. E io? Io solo che la patente te la rinnovano, invece ogni 5 anni le donne crack. Come mi fa bene le donne rimanere vedove, guarda. Sì, è vero, sai che ho dove firmo? Firma. Ah, qui non l'avevo visto. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Buon lavoro. Grazie. Anche a lei. Come è andato? 26. E dopo magari giocheremo. Mamma? Stasera vengo verso la tua parte. Di dove stanno i figli? Ciao, Wanda. Sono la Susanna, si fa passato il telefono, si è emozionato, ha preso 26, è andato benissimo. Oh, grazie! Così te li godi davvero. Eh? Va bene? Dai. Però c'erano alcuni punti che potevo dire di più. E mi fermavo perché se c'era qualcosa dentro di me, che non mi chiede cosa perché non lo so, che mi bloccava. Però la prof ha detto che con il vuoto che mi ha dato, la motivazione era non solo perché se non c'era una marca bene all'esame, ma perché a lezione portavo dei pezzi di giornale, del Greco di Carlino, dove parlava del fenomeno dell'immigrazione e delle persone che si lamentavano di quello, allora io lo portavo a lezione e lo argomentavamo. Quindi in base all'esame e in base a questo mi ha dato 26. Conto dire chi do 26 per chi do 26, basta. Un conto è dire chi do 26 perché hai fatto questo, questo, questo. Un po' se mi chiedo del mio e un po' dico vado male, lo ridarò. Non è che se do un esame e va male scoppia la prima guerra mondiale, diciamo. E poi è come biscuomo, non importa, l'obiettivo tuo non è lavorarti adesso. Fra 2 o 3 anni, poi lavorare anche fra 4, 5, 6 anni. Tutti siamo contenti quando vai bene. E tutti quanti ci mettiamo a pensare come dobbiamo fare quando tu vai male, dici come facciamo per farlo andare bene. Ma questo è anche casuale. Ognuno di noi sta mettendo la sua pezzetta. Purtroppo, siccome mi comando, dobbiamo fare quel che dico io, sono costretto a farlo. Vabbè, certo. Però è brutto sto fatto io comando. No, va bene. La prossima vita nascerò schiavo. Sì, facciamo. Quindi lui sapeva, io da quest'ora devo studiare, e diceva che bello, devo studiare, ma perché non aveva un'alternativa a quello. Invece verso la fine si lamentava anche del fatto che doveva mettersi lì a studiare perché aveva scoperto che esistono anche altre cose, che poteva uscire, incontrarsi con degli amici. È stato bocciato a degli esami e questo anche secondo me lo ha posto di fronte alla realtà e lo ha cambiato in qualche modo perché si è reso conto che la vita non è facile, che se vuole superare un esame deve studiare e quindi ha aumentato le sue ore di studio senza che nessuno gli dicesse che doveva farlo. È diventato molto responsabile. Molti mi chiedono, ma Luigi è autonomo? È indipendente? Fino a che punto è cosciente? Qual è la sua capacità intenzionale, decidere? Queste domande credo che dovremmo farcele noi tutti. La nostra autonomia, la nostra capacità di decidere sta proprio nel immetterci in una reciprocità sociale.
troppa autonomia, per esempio, può produrre un isolamento. Voglio fare tutto da solo. Il chiedere aiuto e il donare aiuto è una delle condizioni più forti sul piano emozionale ed affettivo. Pensare che solo ciò che è forte e potente è utile, mentre noi sappiamo che impariamo molto dalla debolezza, dalla leggerezza, dalle passioni, e non solo. La logica e la forza sono i riferimenti che portano l'uomo verso la civiltà. Con un ragazzo che sta imparando le regole della vita e quindi, non lo so, dobbiamo assumere determinati comportamenti che siano comportamenti civili. Tutti i nostri amici che venivano erano preparati in questo senso. Io direi che l'hanno accettata molto bene e che tutti con calma hanno capito che cosa stavamo facendo con Luigi. Sono degli amici veri, perché non è stato costruito niente. Loro erano dei ragazzi che venivano a trovare noi, perché studiamo insieme, perché lavoriamo insieme, ragazzi di altri stati europei che venivano a trovarci perché li abbiamo conosciuti in Erasmus. E le altre persone si sono ritrovate di fronte a alla rottura di un pregiudizio che forse c'era. Allora si sono ritrovati di fronte a un ragazzo con la sindrome di Down che va a lezione come loro, che vive una vita normale, che vive una sua vita, e sicuramente la maggior parte di loro non aveva mai incontrato una persona così e mai si sarebbe aspettata di incontrare. Ogni sera si innamorava di una ragazza diversa, ogni sera tornava a casa e iniziava a piangere, iniziava a rendersi conto anche della sua situazione come ragazzo con handicap. Quindi lui prima non si era mai posto questo problema, io ho la sindrome di Down, e poi si è fidanzato. Dove vi siete conosciuti? A una pesca a Bitighella. È andata insieme a mia compagna, sì, mia compagna.
Hai già preparato la valigia? Da perché la valigia è sempre pronta. E niente, era innamoratissimo di questa ragazza. E lì ha cominciato a fare altri tipi di domande. Allora, se prima erano domande molto sull'io, con la sindrome di Down, come posso farmi accettare, le domande sono cambiate in adesso ho una ragazza e cosa faccio, come gestisco questa situazione, cosa faccio con lei, e domande anche molto dirette sui rapporti sessuali e su tutto quello che ne compete. Gigi è un uomo che mi sa capire e comprendere, anche se passo momenti tristi della mia vita, lui mi capisce. Io voglio soltanto che lui stesse con me tutta la vita, che non mi lascia mai. Cioè, principalmente mi piace stare con lei, sopra ogni cosa. Che non mi smetterò mai di amarla. A volte mi emoziono e io non perdo mai questa emozione, cioè, che per me emozionare significa anche piangere. Luigi è un ragazzo molto sensibile, è un ragazzo molto gentile. Se incontra una persona molto sensibile e gentile, le due persone possono innamorarsi, possono stare insieme. Io mi chiedo, ma veramente stiamo costruendo una civiltà sensibile, gentile, attenta all'altro, al rispetto? Te lo ricordi la prima volta che ti ho visto la Vinna? No. Dove la Vinna? Ma amore, non sai dove? Ma dove ci siamo niente? Baciati? Bellissimo questo momento. Ma guarda, il livello ti fa paura. Sei sicuro di amarmi? Chi è che vuoi? Tra 4 anni che io e te ci sposeremo, cerchiamo di avere una vita normale senza avere litigi. Sarà difficile. No. E promettimi anche un'altra cosa, che ti impegni. Sul nostro rapporto. È difficile sempre andare d'accordo. No, invece sì. No, è difficile. Ma io ti amo, amore. Lo capisci che ti amo? Come lo vuol dire? Non fammi incavolare, perché è la nostra vita, amore. Vabbè, vai, mangi. Vabbè, ho capito, grazie, amore, della sera che mi stai regalando. Hai presente quando noi faremo dei figli, amore? Amore, qui stiamo ricordando un po' di privato. Hai ragione. Riguardo al rapporto che ha con Manu, è una cosa che ci fa immensamente piacere, perché crediamo che sia una bella storia, pulita, però sai, crea un po' di apprensione come tutte le storie, poi c'è uno scontro di caratteri, ci sono delle cose da chiarire, qualche angolo da smussare, diciamo, però è molto positivo, lo riteniamo molto positivo, anche perché Luigi lo vediamo molto motivato, molto preso. Anche Manu, e credo si possano compensare per certi versi, perché Manu ha una bella intelligenza elastica e molto aperta, e invece Luigi è molto più sintetico nei ragionamenti, nei discorsi. Lui dice come la pensi in due parole. Amo, facciamo calmi? Ciao ragazzi! Ciao. Noi crediamo che sia molto importante che Luigi riesca ad acquisire una maggiore capacità di indipendenza, cioè proprio anche di tipo pratico. Passo molto importante, sì, verso l'autonomia, sì, sì, che è quella che gli servirà per sopravvivere quando non ci saremo più noi. Con l'esperienza di Bologna ha iniziato anche lui a prendere consapevolezza che poi le cose le sa, che non c'è bisogno di ripetere. Era abbastanza attenzioso così. Praticamente mi fa capire che da me non devi imparare niente. Questo mi è piaciuto molto, perché è una fase di vita che hanno passato anche gli altri due suoi fratelli. È maturato parecchio. Lo troviamo sì più sicuro di sé, e poi comunque ha anche appreso delle cose. Luigi è una persona eccezionale? No. Luigi è un ragazzo come tanti altri. Tutti i ragazzi con o senza la sindrome di Down devono poter avere occasione. Grazie amore. Mi ha fatto tutto giusto.
Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Questo ragazzo. Che tanto buono, tutto calmo così. Sì. Ma poi. Però. Fai vedere Gigi. Gigi oggi ha portato su. Gigi oggi ha portato su due mie valigie che io ci ho detto per favore Gigi. Cosa? Cioè Gigi non porta mai solo il borso della spesa, si fa aiutare da noi. Ma penso a te. E lei si beva. Lei si beva. Ricordo una delle prime volte che siamo andati io e te a fare la spesa. Io avevo due buste e tu ne avevi una. Vabbè. E meno che niente. Meglio che niente. A un certo punto mi fa, mi tieni un attimo la borsa. E tu pensi, boh, non so, uno si deve sentire il naso. In quel ha passato la busta, si sistema la giacca, fa, oh, adesso va meglio, e parte. E io sono rimasta. Nel bando della letta. Anche vabbè, ma anch'io se avessi cioè infatti abbiamo dei cioccolatini in casa e cosa facciamo? Vabbè, dai, gianduia. 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 Io oggi pomeriggio ti ho detto che dovevo lavorare per un progetto universitario. Sì, per il suo avere. Non era vero niente. Ma santo buono. Ti ha mandato a prendere le birre era solo per allontanarti perché noi stavamo e quando facevi i lavori informatici è vero quello no, sì, quello era vero. Ma stiamo svelando le cose, non ci ha messo la sorpresa, l'attesa, no? Quanto vabbè, più grande l'attesa più più ti bruciano poi i risultati. Gigi, mi raccomando, divertiti, fai il bravo e ricordati che ricordati quello che abbiamo fatto io al sinagoga. Che a chi hai un montone di amigos che ti spero. Che ogni scusa è buona per fare la festa. Ti voglio bene. Le nostre chiacchierate in quelle della notte, delle sbronzate a cena, delle schitarrate. Allora, volevo dirti una cosa prima che parti. So. Che credi? Amici che vi voglio tanto bene e che vi piacerò sempre, sempre carico! Questa è la dimensione di Luigi, questo è il contesto, se noi creiamo questi contesti, che sono contesti sociali, culturali, le cose poi vanno avanti per loro conto. Ho fatto una gagliana a casa così a vedere appunto che sia noi che vuole fare un gioco più in italiano e lì già prima la riunione poi non lo so come sia andato. Lo bevi anche tu il caffè lo vuoi? Perché questo è per questo fornello perché l'abbiamo digitale noi va da 1 a 9 io l'ho messo a 8. Anche non riesco a scappare le aule.
perché qui c'è la lezione di religione. Ha detto di andare a chiedere giù. Todos los síndromes de Down pueden llegar a la universidad, etcétera, etcétera. No, no todos. Es igual que no toda la población en edad de estudio llega a la universidad. Pero no deja de ser un caso que nos demuestra que realmente puede existir esa posibilidad. La única diferencia en el caso de Luigi es que es el primero con discapacidad intelectual. No llegan las personas con discapacidad intelectual en general a la universidad. No llegan. Ha tenido la oportunidad de tener un contexto familiar que ha apoyado su decisión y le ha permitido ser lo que él quiera ser, aún a sabiendas de que él pueda equivocarse y pueda fracasar. Que lo que Luigi está demostrando es que sus derechos se le están dejando que se cumplan. Y lo único que estamos haciendo con Luigi es dejar que ejerza ese derecho. No estamos haciendo otra cosa. Pero tú fíjate, no estamos haciendo otra cosa, fíjate qué cosa más importante estamos haciendo. Dejar que ese joven sueñe y tenga una ilusión, como pueden tener todos de ir a la universidad. Otra cosa es que lo consiga. ¿Cuántos estudiantes que no tiene una discapacidad intelectual dejan los estudios? Muchísimas. ¿Cuántos terminan la carrera? Muchísimos más. Yo tengo que tener la confianza de mis colegas para que entiendan que Luigi es una persona que tiene una discapacidad y que esa discapacidad a él le propone una serie de necesidades y que esas necesidades no van a ser el que le perdonemos la mitad de la materia, el que le demos un trato diferente. No, todo lo contrario. Sino que ajustemos lo más posible nuestra intervención a sus necesidades para que pueda llegar a cumplir igual que cualquier alumno. Normalmente alfabetizamos, pero lo que tendremos que hacer es, ¿no?, hacer ciudadanos, no solamente alfabetos, ¿no?, sino ciudadanos. Y cuando yo hablo de ciudadanía, estoy hablando de derechos. Yo creo mucho en la fuerza y el poder de transformación que puede tener la educación. Quienes han ayudado y contribuido a dar el cambio no ha sido la medicina, hemos sido los educadores. Los médicos ahora constatan lo que nosotros hemos conseguido hacer. De alguna manera se cumple lo que hace 20 años se empezaba a describir en el cambio educativo. Después de muchos años, hemos tardado demasiado, pero finalmente se han ido rompiendo los eslabones para que esa persona pueda llegar a la universidad. Solo por llegar a la universidad, yo pienso que ya es un suceso no de Luigi en exclusivo, sino de la sociedad en general. Estoy seguro que su presencia va a cambiar la percepción que los estudiantes universitarios tienen sobre una persona con síndrome de Down. Un italiano ganó aquí. ¿Tú te crees? Es que en España los italianos se quieren bastante. Sí. Hombre, en España los dicen italianos italiano y dicen... Estamos aquí en la Facultad de Magisterio. Estamos aquí en la Facultad de Magisterio y vamos a realizar unas cuantas preguntitas. Ya lo nuevo siempre cuesta. Pues imagino que adaptarte a un país nuevo
o imán a un idioma, a un grupo de gente nueva. Para una persona con discapacidad de este tipo, yo creo que eso es como un esfuerzo personal muy grande. Yo la verdad lo admiro muchísimo. Le ayuda porque está fuera de su país y yo si me voy a otro país me gustaría que la gente me recibiese bien. Aparte de que tenga alguna discapacidad o no, eso no tiene... No, aparte con Luis hemos estado dos veces nada más y como ha sido tan simpático, tan agradable con nosotras y todo eso, pues entonces parece que quiere ayudarlo más. Si un universitario accede a la universidad, como es el caso de este chico italiano, no puede tener ningún problema. El único problema que yo vería que se le puede plantear es el que yo he vivido cuando he sido Erasmus y el que vive cualquier alumno Erasmus, que es el idioma. Lo español para mí era, sí, una lengua nueva, pero d'altra parte quasi simile all'italiano, quindi all'inizio mi era un po' difficile, poi dopo abituandomi mi sembra che un po' facile. Incluso aunque no aprobase ninguna asignatura durante esta experiencia, no querría decir que no hubiese tenido suceso, porque el programa Sócrates Erasmus es mucho más que un intercambio académico exclusivamente. La experiencia Erasmus es una oportunidad única. Por una parte transitar por la universidad y por la otra vivir y convivir en la ciudad de Murcia, que es una experiencia muy bonita. Yo pienso que la experiencia de Erasmus es, en una palabra, maravillosa. Planteamos que la persona con discapacidad intelectual tiene capacidad suficiente como para tener una vida autónoma, una vida independiente, en función de la toma de sus propias decisiones. Eso nos implica un trabajo importante con las familias para que dejen a sus hijos tomar sus propias decisiones, equivocarse y rectificar en la medida que puedan. Y la investigación que la universidad siempre hace, lo ponemos en común, en todos los aspectos didácticos del cómo abordar los aprendizajes de las personas con discapacidad intelectual en Murcia. Y cuando por primera vez en este país, en los años 80, los chicos con discapacidad intelectual accedieron a la escuela, sus compañeros vieron otra realidad diferente y han seguido acompañándolos con ellos durante toda su vida. Eso es lo que creo que desde la Fundación y desde los chicos con síndrome de Down están enseñando a las personas, a los jóvenes estudiantes de la Universidad de Murcia. Y yo creo que están aprendiendo de los jóvenes con síndrome de Down, yo diría que casi tanto como aprenden en las aulas de la universidad. Luis, dime. A ver, ¿me ha dicho Lisa? ¿Qué? Que lo que tienes que estudiar es este libro. Vale. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Ah. ¿Dónde ponía? Escritorio. ¿Qué tío? Pero yo creo que podrá hacer un trabajo de mediación
importante como lo hacen los otros compañeros estudiantes de la Universidad de Murcia, porque Luigi es un estudiante de la Universidad de Murcia y en esta fundación no tenemos ninguna persona con discapacidad que haya alcanzado el nivel de estudiante de la Universidad de Murcia. Yo creo que es una experiencia muy interesante y le deseo que saque de esta experiencia un aprendizaje que le sirva para el paso siguiente que va a dar en la vida, porque la vida de Luigi no terminará con la Erasmus, no terminará con la carrera, sino terminará con una vida plena, con una vida llena de derechos de los que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos ha escrito y nos ha puesto encima de la mesa, y además con una novia preciosa que tiene y de la que se siente muy orgulloso. Tuve que aprender a reír. Sabía de sobra que en cada historia lo importante es el fin. Poquito a poco y paso a paso, y yo hago mi camino aunque sea descalzo. Y si tú quieres dame un abrazo, lo necesito porque yo y no me canso y lo intento y saco fuerza de donde no las tengo. Soy como el aire que vuelo, abro mi sala y me marcho a los cielos. Soy de intento y saco fuerza de donde no las tengo. Soy como el aire que vuelo, abro mi sala y me marcho a los cielos. Tuve que aprender a reír. Así que aprendes a bailar flamenco. Está en el Mar Menor, cerca de, bueno, cerca de Cartagena. ¿Nunca has visto Barcelona? La ciudad más bonita de España. Para mí Granada es la más bonita de España. Granada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero loco, madre mía. Cuando... Un día vamos a la playa, una noche me pongo la guitarra y todo y te canto por toda la noche. Pero... y tú tocas la batería, te vas a alquilar una batería y... Creo que la vida Erasmus no está hecha para hacer los exámenes, ese es mi pensamiento. ¿Tú fuiste también en Erasmus? ¿Dónde? ¿Te acuerdas de lo que dijimos cuando llegaste aquí? ¿Qué? De lo que hemos hablado. Tú me has dicho una vez. Yo creo que aquí me tratan de una manera diferente porque tengo síndrome de Down. Yo también me sentía de la misma manera. O sea, que cuando llegas a un lugar nuevo, como nosotros que hemos llegado aquí y no conocíamos a nadie, la ciudad nueva, buscar una casa y todo. A mí también. Ya llevaba ya tiempo en España, pero una nueva ciudad siempre... Claro, o sea, para mí este susto inicial, este desorientamiento es común, sin o con discapacidad. Para mí es un poco diferente. Una persona con discapacidad, por ejemplo, aquí en una vivienda, a visión de un... apoyo educativo, non è bello. Bueno, tampoco è l'antichità, hace 10 años sì, y ahora todavía. Sì, 10 años. Non le daban una buona educazione, la mettevano in una scuola speciale. Ora è cambiato perché la enseñanza di un'educazione è buona. Però a livello personale. O a nivel de amigos, de experiencia como amigo, ¿tú piensas que encuentras diferencias? O sea, la mi manera de vivir el Erasmus. Sí. Para conocer personas, relacionarme, ¿es diferente de la tuya para ti? Puede ser un poco diferente para a nivel emocional y a nivel sentimental. Una diferencia para un amigo en general o un amigo íntimo. Pero eso para todos, ¿no? Sí, claro. ¿Quién? A ver, ¿quién? Nombre y apellido. Venga, que salga la luz. Una es que hay aquí. Ella. Que es verdad que nos hemos conocido aquí, así bien, ¿no? No sé. Yo me voy a ir. Vale. Voy a descansar un poco. Un poco. Vale. Tú sigues de fiesta, ¿no? Sí, claro. Muy bien, haces bien. Tienes mucha suerte. Just water.
creo que la gran ventaja, ¿no?, entre comillas, que ha tenido Luigi, estar en las viviendas compartidas y del proyecto Amigo. Y eso le ha servido para ver y comprender cómo otras personas, al igual que él, ¿no?, están luchando día a día por superarse a sí mismos y en diferentes aspectos de su vida ser lo que ellos quieren y encontrar su hueco en el mundo. En eso que nosotros tanto buscamos, que es el cambio de mentalidad y la difusión de nuevas culturas, él puede transmitir a sus compañeros universitarios el tema de los derechos que nosotros estamos trabajando. Lo estoy viendo simpático. Y es verdad que se lo está metiendo muy bien aquí en Murcia. Es muy divertido, muy amable, sincero también. Y la felicidad que tiene por estar y conseguir su sueño de estar aquí en Murcia. Eso es muy bonito. Y sus derechos lo aporta muy bien, lo defiende todo. Lo único que pido a Luigi que apruebe ya la educación infantil y que sea ya, para eso ya ni mi sobrino. Non smetterò mai di ringraziarli proprio perché loro e sempre i miei amici mi appoggiano comunque nei momenti di difficoltà, nei momenti più dolorosi, nei momenti di fatica, tutto. E a principio non sapevo dire pomodoro, decía tomato. Tomato e mi dice pomodoro. È un intercambio, cioè. Io da loro ho imparato tanto e da quello che ho imparato da loro io poi cercherò di mettere ad altre persone. Quindi quando andrò tipo all'Università di Bologna io posso dare a loro quello che ho ricevuto dagli amici qui in Spagna. Non sono un Luigi di una volta, ma sono un nuovo Luigi, una nuova persona con un modo di pensare più libero. La presenza di Luigi, la presenza di una originalità come quella di Luigi, ha smontato pregiudizi, ha creato dei legami affettivi, ha prodotto incontri, ha prodotto amicizie. E Luigi, si può dire, che è stato uno dei promotori di quella civiltà a cui tutti dobbiamo ambire, quello dell'aiuto reciproco, del rispetto reciproco, della fiducia reciproca, della alta qualità. Questa deve essere la civiltà del futuro. Finito questo film. Come finito? Vuoi dire qualcosa? Sì. Cosa vuoi dire? Ciao. Ciao Luigi. Grazie. Niente. In bocca al lupo, Sì, piccolo. Sarebbe bello avere un gregge, tutto per me, di modo che non sia necessario farsi di cocktail approssimativi fatti da te. Che sei la più bella, ma anche la meno brava nel servire avventori occasionali, un po' come quello che prima ti cercava, quello coi baffi, il naso finto e gli occhiali. Forse non l'hai riconosciuto, ha cambiato taglio. Forse non lo sai, lui era qui per te, grande sbaglio. Forse lui mai avrebbe preso questo abbaglio. Non so cos'è, ma nel formaggio ci mettono il caglio.
caffè. Cifre stilistiche.